raga, chiamiamola così. No, beh, raga, non farò tanti spect con Isaac, però so, vorrei almeno continuarla. Siccome ci sto pensando negli ultimi giorni. Eccolo. Eccolo. Qualche sera, magari di mercoledì. Comunque, guarda, non c'è Dex di sera. E non c'è Eros. La faccio una blind run. Ce la continuo la blind run. Fasciolino magico. Sono stata l'ho presa. La vado a fare la. Cioè lo faccio il boss. Ma scana merda, c'ha pochissimo HP. Boss. Un altro damage up, minchia. Direi di esplorare un po' la zona. Tanto lì cioè, ci sta un cuore, ce ne sta un altro. Senza sacrifici. Speriamo di arrivare a buon punto comunque, perché non sta partendo male la run. Nada, non esce un cazzo. Ora muoio io, ve lo dico. Non chiedo, immaginate perché dovrebbe. Attenzione. Posto. La secret qui non ci può essere perché sono due stanze. Quindi prendiamo questo cuoricino e andiamo. Anche i cuoricini si possono, cioè, si possono comunque riprendere. Quindi non fa niente. Oddio. Spacco la cosa e prendimi un'altra bomba. Tinted. Allora, raga, io tengo, cioè, dire questa cosa ogni volta che facciamo, continuiamo Icecast. Io il gioco comunque bene o male lo conosco, però dico, questa versione, cioè il Rebirth, non l'ho mai giocato, quindi. Cioè qualcosa cambia rispetto all'Afterbirth, cioè ci sono molte più cose nell'Afterbirth rispetto a questo, quindi mi trovo anche. Cioè io non so qual è il finale, anche quella, cioè io non so dove. Cioè io so per esempio cosa sono le Tinted, queste rocce qui. Io cerco anche di spiegare anche così. Sono messaggio qui con la X, è un po' di colore diverso, droppano cuori, gas in questo caso. Cuori azzurri, solarte. E beh, comunque non so dove va a finire, non so se c'è Satana. Cioè io, raga, io ho fatto la Golden God, se non mi sbaglio si chiamava. Era quella di battere The Chest, eccetera, quello ha fatto. Infatti, ragazzi, io credo che quando continueremo, quando finirò Rebirth, io non credo. Io, ragazzi, vi dico il massimo. Allora, io non so se qui ci sono. Allora, il massimo che farò sarà tipo battere. Non dico tutti i boss, ma comunque la maggior parte. Raga, io Delirium, ma. Perdon, raga, non me ne vogliate, ma ci proverò a battere Delirium. Però, raga, Delirium. È assurdo, raga, Delirium. Redex, ho cambiato gioco. Perché DBD mi aveva rotto il bordello. Mi aveva rotto il cazzo, quindi. Ho cambiato gioco. Se no staccavo la leve subito, mi dispiace. Minchia, che cazzo di dirsi, che ho. Che era in freghetta, minchia. Eccolo. L'H. Ok.
Go. Ma guarda che... Per cosa sto meme? Cioè, dove è venuto sto meme? Perché so c'è sta roba io? E sa, per esempio, non lo so, forse è la... Il coso che ho io. No, perché c'è sta roba? Perché ci... Madonna, raga, no, però non si può... Raga, stava andando bene, sta... Poi c'è il seed. Stava andando bene, sta... Ah no, ok, adesso ok, posso. Faceva questo, se nel coglione che ci sei stronzate. Ci sta, io con voi non gioco da tanto tempo. Cioè, tipo. Con voi tipo insieme off live. Cioè. Off camera, scusatemi. Quindi perciò non so. Non so sta roba, cioè sti meme così. Ma io la sera sono sempre da Dex, perciò. Stare, andiamo su DBD, scleriamo insieme. Aspetta. Oh, metto la chiocciola, però non c'è adesso il Dexul. Di niente, Redex. Quando vuoi. Distrutto. Dio, perché era così piccolo? Ma che cazzo sta succedendo? Sta... Oddio, guarda là, guarda che roba! Ma che sta succedendo? Forse quando ci sono nemici. Palle, non posso prendere quel cuore. Non posso vedere, non c'è verso. Dovrei volare per prenderlo. Però stando a sai sa che non ha tutte. Ah, però ci stavo dicendo prima. Cioè, in ogni gioco proverò a battere. Beh, sì, ve l'ho detto, questo quasi tutti i boss. Non tutti tutti, però ci provo a battere tutti, ma non tutti tutti. Perché non ci uscirò mai. Tipo io dissi quando portavo Afterbirth Plus l'anno scorso. Che ancora devo finirlo, perciò infatti me lo sono preso questo qui, ma comunque un bordello. Io dissi... ma che fa? Quando faccio la Golden God si passa a Repentance. Però io cioè, sono partito da... Ok, fatto. Sono partito dall'Afterbirth Plus, quindi prima... Cioè, perché io stavo sulla 4 avevo quello io. Non ho il repair, non avevo il repair. Cioè, comprammo il mio fratello, lo compravo insieme tanti tanti anni fa. E comprammo questo qui, proprio la versione gioco completo. Brescia anche c'era la tinta, perciò. Perciò ho iniziato da quel gioco lì. No, se no avrei iniziato. Ci sta Secret. C'è le bombe. Se no avrei iniziato da Repentance, ovviamente. Cioè, scusatemi, da là, da Rebirth. Questo qui, praticamente. Dio santo. Per me è una banana quando tipo tu non sai dove è a finire, cioè tu non sai che sto facendo, non sai dove... Cioè no, qua stai facendo non tanto, però non sai dove andrei a finire facendo una certa cosa. Per me cominciava questa che è una blinder, secondo me. Non l'è per tutti gli effetti, però lo è. Secondo me... Come si dice, secondo me... Cioè, che cazzo devo dire? Mi sono confuso. Ho detto messaggio di Redex, adesso ti dico Redex. Secondo me, tipo, ecco, giochi come Tales of Iron, che poi continueremo in futuro, quella era una vera blindrun, perché non sapevo che cazzo era il gioco. Comunque, praticamente, Redex, c'è sta questo... La gente la storia di... Isacco e il tizio... Non mi ricordo come si chiamano, non ho nulla di nomi. Però di Sakoya, e che praticamente il padre lo portò, che tipo Dio gli chiese di praticamente uccidere il figlio, e praticamente questo, il papà lo portò Isacco su un monte, tipo, non mi ricordo, e prima che lo facesse, secondo la parola di Dio, un angelo lo fermò, bla bla bla.
Praticamente è la stessa cosa, infatti lui si chiama Isaac, Isaac sarebbe. E vabbè, praticamente la mamma stava volando un programma di religioso. E finché sente, cioè, a un certo punto sente la voce di Chris nella testa e che gli decide di uccidere Isacco. E poi lui praticamente riesce a rifugiarsi nella sua cantina. Cioè, lavora prima di ucciderlo, l'altro tipo tutti i giochi, ecco, l'ha chiuso in camera e cose, però lui riuscì a nascondersi nella cantina. E poi però quando batti nel gioco, quando batti il boss dei mom, il boss iniziale, ti esce un filmato dove praticamente mentre Isaac stava per morire prima della mamma, praticamente cade una Bibbia in testa alla mamma. Questa è la storia. E poi praticamente lui si rifugia, ci sono diversi finali. Se ho capito bene la storia, praticamente lui si può in un finale si rifugia anche in una cassa dove praticamente poi lui morirà di fame, di sete. Infatti, quando batti il boss De Chess, se non mi sbaglio, sarà De Chess oppure Satana, ti esce un filmato dove proprio Isaac si trova Isaac nella cesta. Oppure Isaac, quando batti Isaac, oppure un boss dell'angelo di Isaac, dove ovviamente Isaac sta nella cesta e praticamente muore. Dopo un po' si ritrova a scheletrico. Questa è la storia. Sì, The Last of Us non è bello, bello, bello. Però mi fa sclerare, cazzo, il gioco. Mi faccia sclerare. Non so se avete capito qualcosa della storia, però. Perché io. Non ce ne so parlare, però dico. Bene o male, il racconto tra Isacco. Cioè, il racconto della cristiana di Isacco e quello è il padre. Infatti ci sono anche molti personaggi della Bibbia, ma Madgalen, Azazel, ecco sbagliato, Madgalen, Azazel, Eva, cioè, non ci ho capito, vabbè, ho detto sinteticamente la storia cristiana di Isacco e il padre. Però a differenza che Isaac, cioè sta Isaac, questo omino qui, e la mamma sarebbe il padre, quello è, alla fine. Però praticamente Abbo non riesce alla fine, come anche in quella storia, non riesce ad uccidere Isaac. Né la mamma né il padre. Cioè, intendo, né la mamma di Isaac né il padre di Isacco. Quella è la storia alla fine. Però ci sono tanti finali del gioco. Cioè, tipo, ci sono tanti. Cioè, non è proprio un finale quello della cesta. Però. Diciamo. C'è cioè, un finale, però dico. Come spiegare? Durante poi. Allora, inizialmente. Cioè, durante poi la storia, lui si nasconde in questa cassa. Ci sono tanti rami. Della storia di Isaac. Come si spiega? Della lore. Sono tanti rametti. Tipo un rametto è che lui si nasconde nella cantina. Un ramo è che praticamente cade la Bibbia addosso alla mamma. Cioè, cade la Bibbia in testa alla mamma e quindi Isaac riesce a battere la mamma. E un altro finale è dove praticamente lui si nasconde in questa cesta per non farsi uccidere. La mamma non lo ritrova più e. Forse dovevo ancora mandare questo messaggio. La mamma non lo ritrova più e praticamente lui vorrà muore dopo un po'. Muore di fame e di sete. Infatti poi quando giocheremo l'Afterbirth Plus in live si vedrà l'Afterbirth Plus. Adesso insomma nemmeno ci sta questo gioco, quel filmato. Però comunque cioè si capirà molto di più. Che cazzo! Facciamo così, dai. Facciamo meno tempo.
Comunque sì, è una femmina bellissima loro, quella di Isaac. Cioè, mi piace tantissimo. Perché Isaac è quel classico gioco che non ti spiega proprio tutto, cioè... Hai filmati, però non ti spiega proprio la storia proprio esplicitamente, un po' la devi capire anche tu. Cioè, solamente alcuni versi della storia sono espliciti. Tipo, vabbè, i filmati quelli sono. Però, cioè, nel filmato, quando tu avvi il gioco, cioè, c'è il filmato dove ti spiega. Cioè, ogni volta che lo avvi, in realtà, dove ti spiega che praticamente Isaac e la mamma vivevano. Isaac non ha un padre. Adesso non mi ricordo perché non ce l'ha, però non ce l'ha comunque. Adesso mi ricordo che fine ha fatto, se era scappato, se era morto. Però vabbè, comunque. Lui viveva da solo con la mamma. E poi vabbè, la mamma bla bla bla. Sente queste voci in testa di Dio. E bla bla bla. Vedete, quando batti il boss della mamma ti esce il filmato. Dove il finale, dove praticamente Isaac, cioè, riesce a battere la mamma. Che adesso aspetta, te lo lascio vedere il filmato Redex. Che non mi ricordo adesso come si fa. Ecco, endings. Ce ne sono 16 di endings. Ma non l'ho fatto lui, ma come? Epilogo, forse è questo. Isaac was cornered. Questo. His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened. Sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Questo qui praticamente è il finale. Poi ogni volta che batti il cuore di mamma, che praticamente dopo che batti allora, ogni run è sempre gli stessi boss praticamente. Allora, però tranne tipo cambia di a seconda delle run che fai, cioè quante run fai, quante run vinci. Ad esempio, la prima run che fai, proprio le prime, tipo se quando qua, vabbè, la prima run, le prime run finiscono, che praticamente quando batti il boss, proprio dei mom. Poi praticamente dopo quella sblocchi utero, eccetera, dove tu praticamente vai a battere il cuore di mamma alla fine. Se non mi sbaglio, le prime volte, mi vedo quante ne sono, ne sono 5, 1, 2, ma non mi ricordo. Le prime volte è proprio il cuore di mamma, è proprio il cuore. Poi questo cuore prende vita e si chiama It Lives, lui vive. Questa è la loro, questa è... E quando batti praticamente It Lives, ti esce praticamente sto filmato, dove praticamente ogni volta che lo batti c'è Isaac che alla fine, nell'utero, nel uombo, quello che è, trova praticamente questa cassa, la apre e ti esce ogni volta che prende un oggetto. Dopo 8 volte che batti il It Lives, se non mi sbaglio, 5, no, 10 se non mi sbaglio, devi arrivare poi 10 volte che lo batti. Visto avanti quello che ho giocato io, che ho fatto anche la Golden Goat, quindi la Fiber Plus, ti esce dopo una decina di volte, o 10-11. Ti esce che tu puoi andare da Satana e da Isaac, cioè dall'angelo di Isaac Angelo, che è un boss. Se tu vai da Satana, vai da Satana, cioè, è semplice. E se tu vai da Isaac, poi, no, allora non mi ricordo benissimo come funziona, però se non erro, allora sì, mi ricordo in realtà. Praticamente dopo se batti allora dopo tante volte che batti Isaac allora praticamente se batti 5 allora batti 5 volte Isaac il boss di Isaac e sblocchi The Chest che è un altro boss che io ho battuto che tipo sarebbe Blue Baby sarebbe The Chest e sarebbe Isaac che è morto nella cioè sarebbe Isaac morto quello quindi si collega tutto quanto alla lore.
ti decesse il piano dove se tu ti trovi nella cassa devi andare a battere il boss finale che è Isaac, che appunto c'è fatto una brutta fine. Invece quando fai Satana, batti 5 volte Satana e sblocchi, non mi ricordo come si chiama, comunque vabbè, The Lamb, il boss si chiama The Lamb, e che Abu The Lamb significa l'agnello, sarebbe l'agnello, un agnello tipo malefico che tu devi battere, è difficile da battere, io l'ho battuto però. Oppure dal piano di The Lamb, che è il piano dopo di Satana. Puoi anche andare da Delirium. Delirium è secondo me il gioco è il boss più forte del gioco, perché da Delirium è praticamente beh, Delirium è tutti i boss, cioè Delirium si può trasformare in The Mom, si può trasformare in It Lives, nel cuore di mamma, in se non sbaglio anche in Satana, tutti i boss anche tipo quella piccoli, tipo mostro eccetera, anche questo qua tipo, come questo qui, no? Questi boss così, no? I boss tipo grandi, come The Mom, It Lives, eccetera. I boss delle stanze, ah ecco. E davvero è un bel dito lì, Delirium. Io ci ho provato, eh. A proposito, poi quando vai da Delirium, poi c'è proprio un piano dove ogni stanza, cioè, è pieno di stanze, ce ne sono una trentina, una cinquantina, non mi ricordo. E finché tu trovi, devi fare tutte queste stanze. E man mano che le fai devi trovare sempre questo Delirium dove stai, ed è davvero un dito lì, mamma, ci devi stare, un'ora almeno ci stai. Non sto scherzando. Ci stai almeno un'ora. Perché tu non sai quando è Delirium, quindi devi avere proprio una run buona dove becchi la cosa che ti fa vedere dove sono le stanze. Se sbaglio hai Sivi, Everything, una bella del genere. Una carta. No, di dentro lì, dentro lì, Delirium. Lasciamo stare. Godo. Prega, la storia è controversa. Cioè, dico, non è proprio. Cioè, non si capisce un cazzo. Si collega tutto quanto alla lore, da quello che c'è in game, però, raga, non si capisce un cazzo. Certe volte ti contraddici da solo mentre la spieghi, capito? Ma io non capisco, cioè, io certe volte quando la spiego mi trovo proprio a non capirci più un cazzo. Che poi, raga, è comunque difficile da spiegare come lore. Praticamente, perché poi è tanto, raga, il gioco è tanto. È un gioco, raga, è un arcade, Isaac. Dio santo. Isaac è un arcade, per cui devi starci lì a ammazzare nemici. È un gioco arcade, raga. Oddio, Zora! Ciao, come stai, bella? Stavo parlando della lore di. Ah, ci sono già dei mom? Io bene, dai, tu? Minchia. Madonna di fuoco. Ma mi sa che ci muoio, raga, perché poi sono anche inutili. Se te l'ha persa, l'ho fatta più, ho sbagliato. Ma a parte che strana è persa. Persissima. Assolutamente, è persa pure tanto. Eccoci. GG. Bello, Isaac. Sì, ci sta come gioco, mi piace tantissimo. Minchia, raga. Ci posso credere, non ci uscirò mai, non ci uscirò mai. Allora, aspetta. Allora, Zora, noi abbiamo fatto praticamente non so se giochi da console, cioè non so se fai live, però praticamente ogni da console, quando avviene la trasmissione, una live, praticamente quando chiudi il gioco,
Quando chiudi il gioco ti termina la live. Che versione hai? Rebirth? Cioè io allora ho giocato tipo 200 ore a Afterbirth Plus, però siccome ho comprato la PS5 senza disco, mo mi devo ricomprare tutti i giochi adesso, però vabbè non fa niente. E mo so fare la blind run su Rebirth. E poi vabbè faccio fare manca Afterbirth Plus e Repentance. Comunque vabbè ti la mia trasmissione, perché prima abbiamo fatto mezz'ora di DBD. Adesso è un'altra mezz'ora che sono circa un'ora. Quindi io non ce la faccio più. E stacco. Abbiamo fatto un'oretta quasi, ci sta. Perché DBD mi sono rotto il cazzo. Me ne avrò veramente rotto le palle. Facciamo il ride, ragazzi, mi muovete. Sì, penso di sì, l'attacco dopo con Dex, penso. O se no gioco qualche altro gioco per cazzi miei. No, dalla play no, dalla play no. Faccio il ride, ragazzi. Porta da tech. Però stacco subito io. Ragazzi, grazie per essere passati. Redex, Kati, Ale, Zora. E poi chi altro? Ah, Gregor anche. Grazie mille a tutti ragazzi, ci sentiamo. Ciao ciao!